va bene se te la faccio in italiano. Un po', comprendo, ho capito un po'. Ancora blog también en español. Perfetto, come voi volete. Dunque, io volevo chiederti intanto come ti sei sentito a interpretare un personaggio omosessuale e se ti hai imbarazzato o cose così. No, non mi ha imbarazzato nada, completamente no. Io ho fatto la maleducazione, io ho fatto la più grande froccia della storia del cinema spagnolo, non è un problema per me fare un altro. Mi piace moltissimo, mi piace soprattutto il personaggio in conflitto, il personaggio, il desiderio, tutto questo implica un grande personaggio. Normalmente il personaggio omosessuale ha un gran conflitto con la vita e con il suo proprio conflitto, no? Mi piace moltissimo questo role fuori di carta, mi piace il personaggio che parla con lei, che sia un personaggio un po' pazzo ma innamorato. Mi piace il conflitto, non penso per elegire un personaggio se sei un personaggio omosessuale o eterosessuale, mi piace moltissimo un personaggio con un grande conflitto interiore. Certo. Comunque faccio i complimenti, non manca il sito che ha interpretato il personaggio veramente molto bene, ci è piaciuto moltissimo. E qual è la Spagna che il film vuole rappresentare? Perché si vede che comunque c'è uno spaccato tra l'orgoglio di Maxi e invece magari la paura di Orazio, piuttosto che i pregiudizi o le battute della gente. Buono, siamo 30 anni di democrazia solamente. La democrazia è più piccola della Spagna, ma questo è bello perché quando uno è più giovane è un po' più appassionato, no? La democrazia, allora noi abbiamo una grande battaglia con il futuro e con il passato. Esiste Maxi come un standarte della libertà, un po', ma Maxi è una critica all'esteso perché un uomo che ha olvidato, si dice olvidato, dimenticato tutto il passato, no? Ha matato, ha sfitto. Sconfitto il passato per vivere il futuro, no? Un personaggio, un carattere che ha olvidato il suo passato. È Orazio, un ombre di un altro paese, argentino, che piaceva molto per il regista fare questo conflitto di un uomo che va in Spagna con un futuro bravissimo, con una libertà enorme, con una legge più moderna, ma è una specie di didattica di lezione. Mostrare un universo che la legge è più moderna, però la legge è puramente teorica, no? La pratica è necessaria, che qualcuno fa la pratica e prende il tempo che vuoi, certo. Qualcuno. No? Certo, la legge fa la teoria, però la mentalità della gente non la può fare. È difficile, e allora la destra, la Spagna e tutto questo è difficile cambiare tutto, no? Ma la legge dell'aborto, per esempio, o il divorzio o il matrimonio omosessuale per la destra è assolutamente terribile, ma alla destra gli omosessuali, la donna che aborta, tutto questo è esteso, no? È un po' una doppia moralità strana, ma normale, siamo, come hai detto, 30 anni di democrazia. Certo. Abbiamo veduto una dittatura a 40 anni. Sì. Poi una dittatura molto... molto aggressiva, certo. Molto aggressiva. L'omosessualità è assolutamente castigata, penata, con la carcere, durissimo. E allora siamo le più libero del mondo. Certo, questo è una schizofrenia che fa esplicare con il cinema, con i libri, con l'educazione infantile, ma non solamente l'omosessualità, l'educazione della donna, con le donne. Spagna è un paese molto macista, un po' omofobico, non abbiamo l'emigrante come un personaggio comune, sino come un visitante strano. Abbiamo difficoltà, ma siamo positivi con questo cammino, certo. Con questa strada. E dal momento che ultimamente, appunto, per la democrazia, la cultura si è aperta molto, sì. Volevo chiedere se la cinematografia omosessuale è alla portata di tutti, riesce a raggiungere un pubblico vasto, oppure se, come qua in Italia, è prodotta da società piccole. Ah, un telefonino, scusatemi, io lo paro, parato. Sì.
oppure se comunque in Italia è di nicchia, che raggiunge poco il pubblico di massa, più che altro gli omosessuali che comunque devono cercare il film. Sì, boh, Almodovar ha fatto moltissimo per l'omosessualità, con il cinema, la Spagna. Ha fatto un universo assolutamente personale, l'ha fatto assolutamente universale. Per noi è veramente positivo, no? Ma esiste un'ansia, un desiderio di fare tutto questo conflitto aperto per tutto il mondo. La Spagna vuoi parlare sul come si sente, come vive, come la Spagna, tutto il mondo. La Spagna è giovane, penso. Allora la Spagna è giovane, la voce dei giovani in Spagna è molto ascoltata. Dopo 40 anni di silenzio, ora sì. Che la Spagna si e soprattutto no, il nostro mio papà, la mia mamma mi ha detto prego vive, perché noi non avevamo vissuto, non avevamo vissuto, è il tuo momento, noi abbiamo preparato tutto questo per te, per la gioventù. E questo è molto positivo, perché i nostri genitori hanno preparato tutta la sua vita, hanno soffritto tutta la sua vita per osservare come il suo ragazzo vive, no? E questo è molto importante. Andiamo all'estraniero, la lingua straniera è positiva per noi, la cultura dell'altro paese, questo è, non esisteva la Spagna, e allora tutto il mondo è con l'influenza orribile. Andiamo all'aeroporto. Scusatemi. Un saluto per tutti la gente di come si chiama la Cinema Gay. Per tutta la gente del Cinema Gay. Abbiamo fatto un film, solamente una commedia per voi, se voi volete andare. È cinemagay.it. Un saluto per tutti il mondo. Ciao. Okay.